Avevano iniziato con la testa di un cane recapitata alla sua casa per proseguire con le fiamme che hanno distrutto la sua auto. Gli attentati non si sono fermati e questa notte i persecutori hanno agito nuovamente su un'altra auto, una Lancia Musa intestata all'ex moglie della vittima, un impiegato mesagnese del petrolchimico di Brindisi di 37 anni che utilizzava il mezzo dopo che il suo era andato distrutto nel primo rogo. La vettura era parcheggiata in via Dottor Francesco Morgese nei pressi della parrocchia di Mater Domini a Mesagne. Era circa la mezzanotte quando una pattuglia della volante del locale commissariato si è imbattuta nella vettura completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco, chiamati da alcuni residenti, erano già sul posto. Le forze dell'ordine hanno acquisito degli elementi che hanno fatto riscontrare l'origine dolosa del gesto. Questa mattina l'impiegato ha sporto in commissariato la terza denuncia, fornendo ulteriori elementi rispetto a quelli già acquisiti dai poliziotti dopo i precedenti atti intimidatori. Si indaga sulla pista privata, sarebbero invece esclusi scenari riconducibili alla sfera professionale o alla malavita con la quale la vittima non ha alcun legame. Le intimidazioni sono iniziate lo scorso 25 aprile, quando nell'uscire di casa per andare al lavoro l'uomo trova un pacco contenente una testa di cane all'esterno della sua abitazione. Lo scorso 8 maggio invece venne data alle fiamme la sua Fiat Panda, parcheggiata sempre in via Morgese.